Gesù. La settimana scorsa Brumotti. Siamo scesi sotto casa e ci siamo imbattuti in Brumotti. All'ennesima comparsata in Borgata. Quarticciolo, no? Sì. Vedi Marco? Sì, bravo. Accompagnato da decine di agenti di polizia e cameraman. La strada bloccata, ragazzi del quartiere fermati e perquisiti solo perché vivono al Quarticciolo. Bravo. Questa volta però il servizio glielo abbiamo fatto noi. Grazie Pio Porcone, grazie King. Stanchi di vedere interventi spot di sedicenti giornalisti, preti antispaccio e polizia che piombano in Borgata. Bravi! Sono svegliati i centri sociali, perché pure questa, la palestra popolare del Quarticciolo è il centro sociale. Sì, sono amici tuoi, mi sa. Ci sono amici tuoi, no? Ci siamo stati più voi, ci siete stati. Ti ricordi a quella? Sì, c'era la manifestazione, che c'era il concerto e... alla fine live. Ma dove mi ero scordato il telefono su quel tavolaccio di legno? Sì, scordato il telefono. Stavamo a Quarticciolo, là? Sì. Vedi Quarticciolo, il quartiere bello. Criminale, si è scordato il telefono, l'ha ritrovato due ore dopo sullo stesso King. Tavolo. Cioè sì, il telefono poggiato lì, siamo andati alla manifestazione, siamo tornati sullo stesso tavolo e il telefono lì. Che poi era nuovo all'epoca. Nuovissimo, cioè capito? Era nuovo nuovo, ce l'avevo tipo da 3-4 giorni. No. Vabbè, mi ricordo se siamo messi diciamo là a birra, no, Bubulus. Non lo farei ogni giorno, diciamo. Comunque. No, quello no. Però ti fa capire che cioè, in Giappone può succedere una cosa del genere. In quartiere super criminale ti arriva una coltellata appena te giri. E invece, infatti questo è un post condiviso bene. Di Quarticciolo Ribelle e Palestra Popolare Quarticciolo, che è una palestra no, che fa, diciamo... un lavoro per riqualificare il quartiere, no? Sì, è una palestra. Ragazzi di strada. È una palestra gratis che gratuita, no? Esatto. Ci sono sì. I professori che vanno lì. Che cazzo vuoi, Livio Marcone? Comunque, tornando a Brumotti, dopo lo show tutto resta uguale, come è giusto che sia. Come abbiamo sempre detto, per fortuna non siamo gli unici ad aver denunciato in Brumotti. Il quartiere rimane nello stato di abbandono in cui vive za anni. Siamo consapevoli della situazione in cui si trova il Quarticciolo e sappiamo bene quali sono le problematiche. Negli anni molti giornalisti sono venuti qui perché pensiamo sia importante raccontare quartieri come il nostro, ma per mettere in luce le responsabilità delle istituzioni e le esperienze che dal basso cercano di migliorarlo. Vedi che fa lo spettacolo sulla gente, capito? Senti che già sei venuto più volte, hai fermato gente qua che va a lavorare la mattina. Qua gente che si alza e non c'è un'alternativa. E ci siamo noi, del comitato, ci siamo noi, della palestra, ci siamo noi, del dopo scuola, che facciamo le cose. Ascoltate bene, Brumotti dice, gli spacciatori, grazie Common. Quello dice. Senza prendere i soldi da Mediaset, senza avere la bicicletta da 10.000 euro, perché tu nei tuoi servizi non lo dici, caro Brumotti? Siamo i ragazzi della palestra, gestiamo tanti bambini che non hanno un'alternativa, perché tu nei tuoi servizi non menzioni il fatto che qui per fare sport la gente deve pagare 70 euro mensili, perché non nomini nei tuoi servizi il fatto che la gente vive in 27 metri quadri e gli piove dentro casa, perché tu questo non lo nomini? Perché non mi risolvo lo spaccio? Fa interventi spot. Se volevi fare il campione con la bicicletta da 10.000 euro perché te la paga Mediaset, vieni qua gratuitamente tutti i pomeriggi e aiuta i bambini a avere un'alternativa. Fai questo nella vita, non fare il pupazzo insieme a tutti quanti. Sai perché la gente qui ti accoglie male? Sai perché ti accoglie male qui la gente? Perché è stanca degli interventi spot come i tuoi, di Don Coluccia, delle forze dell'ordine, che vengono qua. Fermano i bambini, li spogliano solamente perché sono di Quarticciolo, solamente perché vivono in un contesto adesso dove viene raccontato solamente ragazzini. Vai, fai tutto vai, quanto, vai, fai tutto vai, quanto, vai. Ah, questo l'ha ripreso, è l'intro di Striscia. È l'intro. Lui fa sempre così, cioè sì. Lui inizia con... Perché lui è che era campione che di... Che vergogna, sì, sì. Sì, esatto. BMX, come fai si chiama? Fai drink a bicicletta. No, BMX, guarda. Come si chiama? Non mi ricordo, tipo... dai, ragazzi, madonna quanto siamo ignoranti. In tre. Cross. In tre. E gli spacciatori? Come si chiama? Facevi i sarti. Come si chiama? Triciclo, dicono. Trial. Trial, sì, 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 trial. Ma non c'era il nome? È trial, trial. BTM, BM, Cigalone, BMW, comunque mazza gliel'ha dette tutte. Sì, ovviamente io l'avrei lasciato parlare un po' di più, nel senso che alla fine l'ha proprio aggredito verbalmente. Diciamo che poteva far ripetere altre 3-4 volte gli spacciatori e gli spacciatori. Diciamo che non aveva interesse Brumotti, non gliene fregava un emerito cazzo, pure alcune cose che ha detto un po' alla perché non ne parlate. Certo, la parte finale invece è corretta, nel senso tu vieni qua, come abbiamo sempre detto e come hanno detto molti, vieni qua, fai solo il tuo show, è vero, fai lo show per il popolino, proprio la classica locura, una roba che non solo non serve a niente, ma in realtà crea anche
dei problemi e sfrutti delle situazioni problematiche per lucrarci e sei un po' squallido. Viene da Milano nei quartieri poveri, quando invece magari occupate, ma pure con Striscia ci stanno dei fondi. Se davvero volete fare qualcosa, invece di andare in bici a rincorrere i ragazzini dei 18 anni che guadagnano 30 euro al giorno, li usano proprio, e gli mette paura e far figo nel video dove li insegue, quelli scappano certe volte, sì. Quando invece davvero cerca di fare qualcosa per quei quartieri che sono abbandonati, non ci sta, le istituzioni vengono solo per arrestate. Io poi c'avevo pure un racconto del ragazzo, gli avevo detto di venire ospite qua al Cerbero, poi negli anni un po' si è persa, perché ho dovuto aspettare 6 mesi, perché questo praticamente stava proprio, è stato accusato di spaccio, di far palo praticamente, e si è fatto un mese di... un mese, tipo 5-6 giorni di arresti proprio in carcere, e poi si è dovuto fare un mese di arresti domiciliari mentre attendeva il processo, dove poi è stato assolto. E lui dice: io ci sono andato di mezzo perché abito lì, sono sceso, e una cosa del genere, uno del quartiere per bene, non potrebbe mai succedere. Io sono sceso nel momento sbagliato, stavano a fare stavano a riprendere tutti quelli lì che erano, c'era il tipo dei Brumotti che collaborava con la polizia, che ha ripreso anche lui tra quelli che facevano il palo. E lui ha detto: mi sono trovato sto tipo con la telecamera. Io ho fatto: ma che cazzo, io ho dato una spinta e ho levato la telecamera da davanti, e da lì mi hanno messo in quelli che fanno i pali. Poi è stato assolto, ma comunque tutta la problematica che ha vissuto uno di un quartiere per bene del centro non la dovrà mai soffrire, perché lui, poraccio, non c'entrava niente, si è ritrovato in mezzo solo perché abitava lì. E quella è la cosa greve, che uno non ci pensa mai. E Brumotti avvalora ancora più sto comportamento, che è proprio approfittasse delle borgate, secondo me. Sì, ragazzi, che ci sia, ripeto, anche un pregiudizio da parte delle forze dell'ordine per determinate cose, è ovvio. Certo. Cioè, ma ho fatto l'esempio stupido mio. Cioè, ma sì, è possibile che mi fermano 3 volte in un giorno, secondo te? No, è umanamente possibile? No, è assurdo, no? Assurdo. E quando io ho fatto presente: no, ma mica lo facciamo per quello, altrimenti non potremmo fare il nostro lavoro. Eh sì, amore mio, ma se so 3 volte in giorno, cioè, c'è qualcosa che non va. Proprio nel giorno in cui c'è un outfit di un certo tipo, no? Non possono negarlo, anche perché no, è una cosa umana. Se io devo fermare delle persone, farò una scelta su chi scegliere. Certo, ma infatti mica mi arrabbio. Negarlo, no, a me, no, 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 ma non è te, è proprio quello che te lo nega. Esatto, esatto. È innegabile, capito? Nel senso, è il tuo lavoro. Certo. Cioè, tu devi fermare qualcuno, sceglierai chi fermare. Certo. Che fermi la vecchietta, che fermi quello in giacca e cravatta con la 24 ore. Che poi il mondo, diciamo, la verità. È ovvio che ci siano dei dati che ti portano a fare una scelta. Quindi la tua domanda legittima è stata risposta con una presa per culo. Vedi, infatti, Bad, che non ascolta quello che hai appena detto.